Buonasera a tutti e grazie. Zitto. Questo, per favore, questo sarà, questo è, per adesso, l'ultimo discorso che faccio in piazza da parlamentare della Repubblica. Ma Luigi sa che sono a disposizione sempre di tutto il movimento, perché è una mia seconda pelle, lo sa perfettamente Luigi. Innanzitutto vi ringrazio, perché per me è un sogno essere riuscito a fare questa legislatura, ce l'ho messa tutta, non mi sono mai tirato dietro. Quando dovevo prendere, poi scusate, infatti se sbaglio una parola finiamo subito su Repubblica. Bene, un attimo. Non mi sono mai tirato indietro, ho sempre preso di petto il potente di turno senza mai lasciarmi intimorire da questi personaggi che teniamo in vita soltanto noi fondamentalmente. Li teniamo in vita noi quando ci disinteressiamo alla politica, quando abbassiamo la testa, quando ci dimentichiamo di ricordare, in primis a noi stessi, che i politici sono nostri dipendenti in Parlamento e noi siamo i loro datori di lavoro. Per quello neanche li nomino più certi personaggi e sapete che gli ho fatto opposizione con tutto me stesso. Oggi l'unica cosa che dobbiamo fare come popolo è unirci, non lasciarci dividere, come diceva Roberto, essere estremamente compatti, assumerci anche le nostre responsabilità, perché è troppo comodo prendercela soltanto con il politico corrotto di turno. Dobbiamo imparare noi ad alzare la testa, a essere un popolo sovrano, ad insegnare ai nostri figli ad essere bravi, no? Ad essere furbi e a combattere per la legalità, perché la legalità, oltre ad essere un valore, porta posti di lavoro. Io vorrei rivolgermi moltissimo ai giovani, a tutti quanti i giovani, dicendo che è responsabilità vostra, io non lo sono più giovane. Tirare su questo paese, e si può fare esclusivamente partecipando alla vita politica. Sapete, ho fatto un tour in camper, ho girato tutta l'Italia, con tanti ci siamo visti nei posti, in tantissime piazze d'Italia, e non ho mai chiesto il voto al Movimento 5 Stelle, non lo faccio neppure adesso. Votate quel che volete, per l'amor di Dio. Io però posso onestamente rivolgermi a coloro che anche legittimamente in passato hanno votato il Partito Democratico, dicendo che beh, anch'io ci sono passato, io credevo che fosse un partito opposto a Berlusconi, poi li ho visti in faccia. Ci sono dovuto andare io ad Arcore a dire quello che nessuno a sinistra ha mai avuto il coraggio di dire. Io ci sono dovuto andare, mandandoli in confusione, perché non sa più, l'avete visto, no? L'hanno scongelato, l'hanno messo nello studio di Porta a Porta e pensa ancora che sia il 1994, si confonde le lire, i sesterzi, gli occhi romani, una roba incredibile. Per cui giovani, tiriamolo un po' su noi questo paese, no? Occupiamoci della nostra esistenza, del presente e del nostro futuro. Ricostruiamolo assieme partendo dai diritti economici e sociali. Ripartiamo dalla legalità, dall'onestà, dalla lotta alla corruzione. Non perché questo movimento sia perfetto, guardate, noi non siamo perfetti. Siamo cittadini come tutti quanti voi, non siamo mica perfetti. Abbiamo tutti i vizi e i pregi e i difetti degli italiani. Tuttavia, abbiamo delle regole interne che riducono incredibilmente la possibilità di contaminazione all'interno di un sistema. Questa è la nostra forza. Io 5 anni fa, quando entrai in Parlamento, ingenuamente, mi sbagliavo, credevo, no, che vi fossero tanti ladri. Per carità, dei disonesti li abbiamo assolutamente trovati, alcuni sono stati arrestati, è inutile pure nominarli, lo sapete perfettamente. Ma io ho capito in questi anni che ancora peggiore della disonestà è il politico onesto che, pur di mantenere quei privilegi, quella poltrona, quello status, accetta di sedersi di fianco magari a un tizio che ha pagato Cosa Nostra. Questo è da scardinare. E oggi lo dico ai cittadini che legittimamente un tempo hanno creduto in quel partito, appunto, che si chiama Partito Democratico, che oggi votare PD
significa votare Berlusconi. Quando io l'altro ieri sono andato a Rignano sul Larno, ci sono arrivato lì a casa Renzi, ieri alla Terina, e ho pensato, qua ho sbagliato qualcosa. Io per oppormi a questo Partito Democratico sarei dovuto andare 2 o 3 volte ad Arcore, questo avrei dovuto fare. Ora aspetta soltanto a noi partecipare, non lasciarci distrarre anche da una distrazione mediatica che fondamentalmente ha come obiettivo la divisione del popolo italiano. Si parla di ogni, di qualsiasi cosa, destra, sinistra. Io guardo questo paese, è noto, no? Quello che ho sempre detto, in questo paese quelli della rivoluzione liberale, di destra, del sostegno alle imprese, hanno creato Equitalia, e quelli che ancora fanno le feste dell'unità, arrostiscono la salamella, ricordando Berlinguer, hanno abolito l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Un mondo fatto a rovescio, un'Italia fatta a rovescia. Ci dobbiamo mettere a testa in giù per capirci qualcosa. Eppure l'abbiamo fatto in questi 5 anni contro tutto e tutti, incredibile, l'avete visto, il trattamento alle volte che abbiamo avuto nelle televisioni e ci siamo andati, i trattamenti mediatici, mamma mia, uno di noi che sbaglia una parola, per qualcuno è più grave di sbagliare una legge, io una legge incostituzionale non l'ho mai votata, mai. Però questi espertoni che ci hanno lasciato Roma con 15 miliardi di euro di debiti, che hanno massacrato la sanità pubblica, la scuola pubblica, e noi la cancelleremo la buona scuola, la cancelleremo. Questi esperti, questi opinionisti della politica non riescono a capire, non riescono a capire. Non avete visto il fuori onda ieri di Salvini, disperato? Salvini si è iscritto al Partito Democratico, lo voterà anche il PD, l'ha detto. Cioè, l'avete visto? Facce da funerali di Lenin, che succede? Qua ci fanno il cappotto, sì. Perché guardate, io i sondaggi non l'ho mai visti perché ci hanno preso un sacco di voti. Però mi sbaglierò, non lo so, non ce l'ho la sfera di cristallo. Però sento qualcosa, lo sto sentendo nel paese che si sta muovendo. Lo sento. E avremo delle sorprese inaudite. Inaudite. Berlusconi e De Benedetti, che hanno promesso di abbandonare il paese, stanno già su internet a cercare un low cost per andarsene fuori da sto paese. Mamma mia, che goduria! Li aboliremo tutto, sarà una gioia fisica abolirli i vitalizi. Ma parla bene, parla istituzionale, occhio! Io ho imparato! Dico deretano, poscia, torpedone, ho imparato tutte le parole perfette. In questo paese dove, ripeto, se sbaglio una parola. Io gliel'ho detto là, vi devo raccontare questa cosa. Fazio mi ha detto non la raccontare, gli ho detto non la racconto assolutamente, stai tranquillo. Quando sono andato da Fazio, prima di entrare da Fazio, io mi sono cambiato al volo che venivo da un comizio a Tolmezzo, e Fazio mi fa, esco dal volo, dal bagno, del camerino, e c'era Fabio Fazio che mi fa, mi raccomando, senti, stai, non dire cose sconvenienti, perché il paese è felice, c'è stato Sanremo, il paese è felice, ve lo giuro. Io gli ho detto, cioè, no, sì, leggero. Io, assolutamente sì, stai tranquillo, Fabio. Ma io sono stato votato per dire quello che gli altri non hanno detto negli ultimi anni. E allora lì gliel'ho detto che questo è un paese eccessivamente ipocrita anche per responsabilità loro, un paese dove se dici cazzo Berlusconi ha pagato Cosa Nostra c'è chi si scandalizza per il cazzo. E Fazio stava lì con ti prendi tu, ti assumi tu le tue responsabilità, no? Ma mica l'ho detto io, l'hanno detto i giudici, cioè gli abbiamo fatto noi opposizione a Berlusconi, e sono veramente in difficoltà, pronti a unirsi tutti quanti. Grasso, che parla già di governo insieme a Partito Democratico e Forza Italia, poi smentisce perché nel partito dentro gli hanno detto ma che dici. Quell'altro che dice odio il PD, odio il PD, e dice io spero che però qualche voto lo prenda, perché qua è una roba incredibile. Ma vedete, cioè, il re è nudo, tutto quello che abbiamo detto in questi anni sta venendo tutto fuori a galla grazie al lavoro nostro, alla compattezza, al coraggio, e anche grazie a Luigi che in questi ultimi giorni, ma non soltanto questi ultimi giorni, ha fatto dei veri e propri capolavori politici. Complimenti Luigi, mamma mia, quanto è bravo.
In questi 5 anni mi avete permesso proprio di fare quel che ho sempre sognato di fare, combattere per le idee, per i diritti, cercare di far capire ai cittadini che è sventurato un paese che si accontenta dei bonus e delle mancette, ma come ci trattano? Come analfabeti della democrazia? Che cos'è per la democrazia? Farci mettere una X, neppure un nome e un cognome ogni 5 anni su una scheda elettorale, questo per la democrazia. La democrazia l'abbiamo difesa noi in questo paese, guardate, sempre manifestazioni di piazza senza mai un incidente, tranquille, cittadini convinti della bontà delle nostre idee. Ma vi rendete conto quello che siamo riusciti a fare? Diceva bene Roberto, guarda che abbiamo già vinto. Poi occorre stravincere, per cui dobbiamo veramente adottare uno scettico, fargli capire... Non vota 5 Stelle, vieni con noi che è bello fare politica, la politica è stupenda, ce l'hanno rovinata certi soggetti, ma la politica è la cosa più bella del mondo, è meraviglioso, mi avete dato un'opportunità incredibile, incredibile. E grazie a voi che io sono riuscito a fare tutto quello che ho fatto, grazie a Beppe, grazie a Gianroberto, grazie a Selene e Marco, due miei due collaboratori, grazie a Sara, la mia compagna, una santa donna che... ha girato con me per il camper con Andrea, ma che meraviglia. Io vi dico soltanto che occorre fare un ultimo sforzo perché possiamo veramente stravincere, lo sento un po' nell'aria, poi ripeto, non lo so, però sento proprio un clima nuovo di grande voglia, non solo di cambiamento ma di riscatto, di riscatto. Queste sono delle piazze di riscatto, di bellezza, lo so, grazie. Queste sono delle piazze veramente di riscatto, quindi occorre fare, no, non esistono più, non esistono più, ma che veramente possiamo pensare che oggi i nostri avversari siano Le Boschi, Brunetta, i Renzi, ma non esistono più, non esistono più, ora esiste solo il popolo italiano che deve alzare la testa, unirsi e andarsi a prendere uno dopo l'altro i diritti, perché i diritti non ci cascano dal cielo, ce li dobbiamo andare a prendere. Uno dopo l'altro, ci hanno tolto i diritti e in cambio ci hanno dato bonus e mancette. Cos'è per loro? Metadone, anestesia, vogliono un popolo addormentato? Colpiscono la scuola pubblica perché ci vogliono sufficientemente ignoranti per poterci manipolare con i loro sistemi di informazione. E ci vogliono così, no? Galleggianti tra povertà e miseria, non del tutto in miseria perché altrimenti ci arrabbieremmo. No, però... ci vogliono, no, abbastanza poveri così da non farci occupare della politica, perché la politica per loro è soltanto attività loro e basta, perché gli fa paura un cittadino che partecipa, che si informa, che si candida anche, che prende in mano la propria vita, che combatte per l'interesse generale, il benessere collettivo, gli fa molta paura ed è per quello che non vogliono il reddito di cittadinanza, mica perché non ci stanno i soldi, ho visto miliardi di euro in questi anni buttati a destra manca, e non è assistenzialismo, è una manovra economica che creerà posti di lavoro, perché non vogliono il reddito di cittadinanza? Perché scardinerebbe in un giorno il voto di scambio e certi politici senza il voto controllato non verrebbero eletti neppure dai familiari più stretti. Non vi sto chiedendo il voto, non ve l'ho mai chiesto, vi dico di venire con noi, di partecipare, perché partecipando alla vita politica alle volte ti viene il fegato grosso, il sangue amaro, ma ti senti bene, in pace con te stesso, cammini a testa alta, cosciente di veramente di fare il proprio dovere. Invito i cittadini ad andare al voto, coloro che pensano di fare un torto al sistema non andando al voto, in realtà gli fanno il più grande favore, chi non vota in realtà vota e vota proprio quei partiti che l'hanno indotto a non votare, sembra una contraddizione ma è così, perché una parte di voto controllato i partiti politici ce l'hanno, per cui più sarà grande il numero di italiani che andranno al voto e meno l'incidenza di questa parte di voto controllato sarà vigorosa. Grazie. Io vi ringrazio, io ci sto sempre, da oggi sarò il primo attivista del Movimento 5 Stelle. E ho l'onore di presentarvi una persona che ha permesso tutto questo, che per me è un mito. Beppe! Non vorrei creare qualche sofferenza qui, Grazie! Come vi sentite?